conferenza stampa alla vigilia, alla pre-vigilia di Nocerina Ipolitana con il professor centrale Francesco Mautone. Prima di passare alle vostre domande, vorrei ricordarvi che anche per questa domenica, oltre alla prevendita normale di Figuranza, funzionerà un botteghino dalle 13.30 alle 15 di domenica presso la caffetteria Bistro Via De Nicola di fronte all'ospedale Umberto I. Prego con le domande a Francesco. Francesco, dopo due risultati tutt'altro che esaltanti, arriva l'Ipolitana, una partita assolutamente da non sbagliare per riacquisire probabilmente consapevolezza nei vostri mezzi, dare fiducia al pubblico e fare chiaramente qualche punticino in classifica, chiaramente non fa mai male. Beh, noi sicuramente quello che non ci deve mancare è il lavoro settimanale, come dico sempre. Gli errori la domenica si possono commettere, ma noi abbiamo sempre preparato le partite in modo da dare il massimo ogni domenica. Io non ho preoccupazione perché guardando pure i filmati che abbiamo avuto nelle due partite che abbiamo mancato i 3 punti, abbiamo avuto nettamente la possibilità di chiudere le partite, abbiamo avuto molte più occasioni degli avversari nostri. Dobbiamo solamente limare quelli che sono quei piccoli errori che al momento sono più errori da meccanismi più che altro che errori di squadra. Quindi sono contento che i ragazzi l'hanno presa in modo positivo, siamo belli carichi, compatti, lavoriamo giorno dopo giorno e anche i tifosi che ci vengono a vedere l'allenamento sanno che lavoriamo tanto e spero che questa domenica possiamo uscire dagli applausi dal campo. Guarda, il problema non è una questione, diciamo, del risultato in sé per sé, perché i ragazzi hanno comunque constatato in campo, c'era quella sensazione di essere una squadra importante e anche gli avversari hanno sentito questo peso. Forse siamo stati delle volte un attimino leziosi, ci siamo piaciuti troppo, però abbiamo capito che in questa categoria pochi fronzoli, dobbiamo essere più cattivi a chiudere le partite, più attenti a non far ripartire e quei piccoli errori che abbiamo commesso, anche se sono pochi, li abbiamo pagati. Spero nelle prossime gare di stare ancora più attenti tutti e compatti, evitando le situazioni che sono capitate nelle ultime 2 gare. Più che altro la sentono gli avversari perché sapendo di beccare la Nocerina danno il mille per mille. Questi qua non penseranno mai di fare una partita facile contro di noi. Se possono mettere 90 ci mettono il 100. Quindi dobbiamo sapere che noi dobbiamo fare più degli altri, dobbiamo correre, menare, stare sul pezzo e poi avendo più qualità le partite poi le facciamo nostre. Gara vi aspettate? Immagino io Napolitano chiuso con 25 calciatori davanti nella zona da campo con una gente. Ma non facciamo mai l'errore di giudicare le altre squadre. Ho detto la mia, quindi la 25, cioè ognuno gioca secondo le sue possibilità, le sue qualità. Diciamo che sarà importante forse trovare più presto il gol. Guarda, noi non è che contro l'Ebolitana giochiamo in una maniera o magari contro il Messina giochiamo con un'altra. Noi dobbiamo avere un'unica mentalità, quello di essere una squadra compatta, forte, decisa, unita, ma non quelli che scendono in campo e vogliamo creare l'unione in toto, in tutti i compagni di squadra, quelli che stanno dentro, fuori e in tribuna. Pian piano lo stiamo facendo perché era un gruppo importante, il mister è un signore in questa categoria, quindi c'è tutto da imparare e sono convinto che con tanto lavoro, tanta applicazione, questo gruppo potrà dire la sua fino alla fine. Non ci saranno i tifosi del Politano domenica, una decisione, questa a mio modo di vedere, la vostra mente penalizza più voi in chiave partita di ritorno, perché di solito quando si decide così per la gara d'andata sarà anche per il ritorno, in seguito di tifosi della Macerina lì sarebbe stato importante. Cosa pensi di questi divieti, quest'ennesimo appunto divieto ai tifosi di assistere ad una gara di calcio?
Sono sincero, da calciatore quando sono in campo io non riesco neanche a sentire i cori dei tifosi, siamo talmente concentrati a pensare a quello che dobbiamo fare che queste cose qua magari le lascio a voi addetti a dire la vostra. Certamente che non è una cosa bella non seguire la propria squadra, come non è stato bello a Messina che dopo il primo gol di Cavallaro vedeva che lui correva per cercare gli ultras, guarda che non ci sono. A porte chiuse, quindi è anche giusto che il tifoso si conceda alle gioie e ai dolori dei propri giocatori. Francesco, meglio la difesa a 3, come state giocando già adesso, magari una difesa a 4 per questa categoria che a volte magari si bada meno ai fronzoli, come dicevi anche tu prima, ma più alla competenza Ti dico che nelle ultime due partite dove tecnicamente abbiamo raccolto meno, abbiamo subito 4 tiri in porta, solo che abbiamo acchiappato 3 gol. Se te li conti, noi ogni martedì guardiamo, stavolta è successo di lunedì, guardiamo i filmati, noi abbiamo avuto 6 palle gol domenica, barra 7, e loro hanno avuto due occasioni che hanno fatto due gol, tranne un tiro sporco del primo tempo dell'attaccante dell'Ercolanese. come giocare senza il mister purtroppo in panchina, che non può esserci Il mister dice sempre che il suo lavoro è dettato in settimana, però sicuramente una figura come Morgia sulla panchina si sente, ma comunque ci sta Amarante che è un grande allenatore, si fa sentire, è uno che è attaccato al gruppo e noi lo rispettiamo tanto e tanto di cappello anche a lui. Francesco, dal punto di vista personale è un ottimo inizio di stagione, nonostante i 3 gol subiti dalla squadra, perché tu sono stati 3 gol assolutamente casuali, di reparto avete concesso poco agli avversari e si vede in difesa con Manzo e con lo stesso Manzo che cresce sempre di più. Come ho detto all'inizio, i giovani devono seguire i grandi, devono applicarsi il doppio di noi. Quando ero ragazzino io dovevo correre per i vecchi, adesso dobbiamo correre noi per i giovani. Ho detto, ma quando tocca di riposare anche a noi? Perché questi ragazzi qua vanno un pochettino seguiti e secondati pure. Matino è un ottimo giocatore, sta crescendo a vista d'occhio. Da domenica scorsa abbiamo avuto anche Vitolo in squadra che ha scontato delle squalifiche. I ragazzi sono tutti bravi ragazzi, si applicano, cercano di crescere, lavorano sodo. E sappiamo che in Serie D sono il 50%, quasi il 50% di una squadra, quindi prima diventano uomini, prima è più facile affrontare le gare con cattiveria, agonismo e tutto, perché loro fanno parte della categoria e bisogna sfruttare al massimo. A proposito di gruppo, di due compagni di squadra, c'è purtroppo un tuo compagno di squadra che non sta vivendo un momento facilissimo, visti ripetuti infortuni differenti, c'è Riccardi. Come sta vivendo questo ragazzo in questo momento purtroppo non facile e state riuscendo a stare vicino a non fargli sentire purtroppo questa difficoltà che sta trovando? Vincenzo lo vedo come un vulcano non esploso, vorrebbe mangiarsi il campo solo a guardarlo seduto sulla panchina mentre guarda gli allenamenti. Vincenzo noi lo aspettiamo, mi auguro che guarisca presto, perché secondo me lui nel suo percorso non è mai stato bene per dare il suo contributo. Quindi quando siamo un pochettino a riserva hai dei piccoli problemini. Mi auguro che Vincenzo possa entrare finalmente in forma, mettersi in discussione perché ci sta tutto in categoria, è un attaccante importante. Mercoledì la partita di Coppa Italia con l'Ercolanese, di sicuro non ci state ancora pensando perché in testa c'è solo l'Ercolanese, però da domenica sera il pensiero andrà lì, magari per andare a riprendere quello che immediatamente avete lasciato la settimana scorsa. Beh, come si dice, delle volte la ruota gira, no? Quindi oggi a te, domani a me, vediamo alla fine chi ride ultimo. Perché l'atteggiamento che hanno avuto loro, poco professionale, ricordiamo che questo è calcio. Non siamo in prima categoria, con tutto rispetto per loro, che forse sono anche più signori di questi qua. Noi non siamo stati trattati in modo elegante, non hanno rispettato i nostri tifosi. E questa cosa qui non va bene nel calcio. Il tifoso fa il tifoso, il calciatore deve fare il calciatore. Non esistono insulti verso una tifoseria, non esiste perché i tifosi vanno sempre rispettati. E questo è educazione. E questa cosa qua viene sempre a mancare
soprattutto nel sud Italia, e non fa bene al calcio. E quindi sono convinto che alla fine quelli che devono ridere dovremmo essere noi, perché sappiamo quello che ci stiamo giocando, e questo gruppo qua mi auguro che possa veramente esprimere quello che ha dentro. Bene, così vi voglio ricordare che nelle prossime ore sarà tesserato il portiere classe 2000, Andrea De Prisco, ragazzo di Nocera, di Piedimonte, che l'anno scorso ha giocato nell'Under 17 della Cavese, 2 anni fa già era a Nocera, nel Mini Allievi. In questo momento, visto i mesi di infortuni di Aiolfi e Coppola, sarà aggregato, già disponibile domani per la partita di campionato tra i Juniores alle 15 a Salerno contro la Sandese. Eventualmente aggregato già dalla prossima settimana per gli allenamenti di prima squadra. Grazie a voi, appuntamento a domenica.